La parola quotidiana di Dio. Sebbene la vostra fede sia molto sincera, nessuno tra voi è in grado di descrivermi pienamente, né di rendere piena testimonianza di tutte le realtà che vedete. Pensateci. Oggi la maggior parte di voi è negligente nei propri doveri e ricerca invece le cose della carne, sazia la carne e gode avidamente di essa. Possedete poca verità. Come potete allora rendere testimonianza di tutto ciò che avete visto? Siete davvero sicuri di poter essere miei testimoni? Se arriverà il giorno in cui non sarai in grado di testimoniare tutto ciò che hai visto oggi, allora avrai perso la funzione di un essere creato e la tua esistenza non avrà alcun significato. Saresti indegno di essere un umano. Addirittura si potrebbe dire che non sarai un essere umano. Ho compiuto un'opera incommensurabile su di voi, ma poiché al momento non stai imparando nulla, non sei consapevole di nulla e sei inefficace nei tuoi sforzi, quando sarà tempo di ampliare la mia opera, te ne starai con lo sguardo assente, ammutolito, e sarai del tutto inutile. Ciò non farà di te per sempre un peccatore? Quando quel momento verrà, non proverai il più profondo rammarico? Non sprofonderai nello sconforto? Tutta la mia opera oggi non è frutto di noia e indolenza, ma è compiuta per gettare le fondamenta della mia futura opera. Non è perché mi trovo a un punto morto e devo escogitare qualcosa di nuovo. Dovresti comprendere l'opera che svolgo. Non è qualcosa compiuto da un bambino che gioca per strada, bensì è un'opera svolta in rappresentanza del Padre mio. Dovreste sapere che non sto facendo tutto questo da solo, bensì rappresento il Padre mio. Il vostro ruolo, nel frattempo, consiste strettamente nel seguire, obbedire, cambiare e rendere testimonianza. Ciò che dovreste capire è perché dovete credere in me. Per ciascuno di voi è la cosa più importante da capire. Il Padre mio, a motivo della sua gloria, vi ha predestinati tutti per me fin dal momento in cui creò il mondo. È stato solo per il bene della mia opera e a motivo della sua gloria se egli vi ha predestinati. È a causa del Padre mio se voi credete in me. È a causa della predestinazione del Padre mio se mi seguite. Nulla di tutto questo è una vostra scelta. Ancora più importante è che capiate di essere coloro che il Padre mio ha riservato a me, allo scopo di rendermi testimonianza. Poiché egli vi ha assegnati a me, dovreste rispettare le vie che vi riservo, nonché le vie e le parole che vi insegno, poiché è vostro dovere attenervi alle mie vie. Questo è lo scopo originario della vostra fede in me. Pertanto, vi dico questo. Voi siete meramente coloro che il Padre mio ha riservato a me per seguire le mie vie. Tuttavia, voi vi limitate a credere in me. Non siete dei miei, poiché non siete della famiglia degli israeliti, ma appartenete invece alla genia dell'antico serpente. Tutto ciò che vi chiedo è di testimoniare per me, ma oggi dovete percorrere le mie vie. Tutto ciò è per il bene delle future testimonianze. Se agite solo come persone che ascoltano le mie vie, allora non avrete alcun valore, e il significato dell'essere stati riservati a me dal Padre mio andrà perduto. Ciò che insisto a dirvi è questo: dovete camminare nelle mie vie.